martedì, come avete visto, diluvia, proprio piove in una maniera assurda. Infatti mio marito è a casa perché dove va? Va a lavorare col gommone? Non si può. Comunque stiamo andando alla diluvia, veramente diluvia. Stiamo andando alla prealpina perché quando c'è lui a casa io approfitto per fare tutte le cose, lo sfrutto bene bene. Comunque stiamo andando alla prealpina perché devo prendere, dobbiamo prendere il pellet per casa, per la stufa pellet. Poi volevo dare un'occhiata delle decorazioni natalizie che mi è arrivato ieri il volantino, e approfittando del pellet vi faccio un giro per vedere le decorazioni natalizie. Poi mio marito mi ha fatto vedere sul volantino un albero di Natale innevato e volevo guardarlo. E poi se riusciamo, perché devo comunque pulire casa ragazze, perché avendo avuto Marek malato non vi dico che cosa non mi ha combinato a casa, cioè ho la casa un disastro e in più sta saltando sempre il riposino pomeridiano, quindi si salvi chi può. Comunque amore, abbassi l'aria calda che sto morendo. Comunque a parte questo, vorrei andare appunto, se riusciamo, a Lidl perché voglio regalare l'albero di Natale bianco a mia mamma, visto che l'albero di mia mamma di Natale, ragazze, cioè l'anno scorso ha acquistato un albero di Natale all'IKEA, questa ve la devo raccontare, ha acquistato un albero di Natale all'IKEA spennacchiato, orribile, brutto. Mi ha detto l'ho acquistato perché era lì da solo, nessuno lo comprava e mi faceva pena. Io vi lascio qui le foto dell'albero di Natale dell'anno scorso di mia mamma, giudicate voi, sono nel caso che io aiuti questa donna ad addobbare casa per Natale. Com'era amore l'albero di mamma? Ma non era un albero, era un... Non si è mai capito. Come si chiama quell'artista, quel pittore che fa quelle cose astratte? Non lo so. Giotto, come si chiamava? Ma che Giotto? Come si chiamava? Non lo so. Cioè quell'artista che faceva le pitture astratte. Le pitture, vabbè, critichiamo su questo. Che faceva le... Prendiamo il pezzo, va, che sembrò... Comunque c'era un artista che faceva le cose astratte. Ce ne sono tanti, io non taccerò. Sì, no, il nome, ma sì che lo sai. Ma non scherzare. Vabbè, cavolate a parte, adesso noi siamo quasi arrivate alla prealpina e vi faccio vedere un pochino quello che c'è. E se riusciamo, occhio che c'è un mattone, se riusciamo ad andare a Lidl vi mostro anche quello che riesco a prendere a Lidl, ci vediamo dopo. Thank you.
compiuta. Purtroppo non ce n'erano più di quelli bianchi e mia mamma lo vuole bianco. Comunque gli ho mandato un messaggio, vediamo se poi gli va bene anche verde. Al massimo io lo vado a prendere verde, ma venerdì, quando andrò a fare la spesa. Anche perché spero che in questi giorni mio marito vada a lavorare, e anche se continua a piovere così, non penso che lui, facendo segnaletica stradale, se il tempo è questo, ahimè, non può lavorare. Comunque, a parte questo, sono stata alla prealpina e non ho trovato nulla di interessante, a parte un mobiletto che volevamo acquistare ma non ce l'avevano in casa, gli arriva giovedì, quindi se mio marito è a casa vado a prenderlo giovedì, se no vado con mio fratello. Un mobiletto da mettere dietro al frigorifero, che quando arriviamo a casa vi faccio vedere. Sarebbero quei mobiletti multiuso dove io voglio mettergli all'interno le scope, così da levare tutto quel caos in mezzo di scope, Dyson, vaporella, chi più ne ha più ne metta, perché fuori al balcone non posso mettere nulla. Intanto mi avete consigliato di mettere i mobiletti fuori al balcone, io ce l'avevo e si riempiva d'autunno di cimici, d'estate di calabroni e di api, facevano i nidi, e sinceramente io le mani là dentro non le andavo a mettere, e quindi via. Anche lì, opzione da non prendere in considerazione, purtroppo l'ho già fatto, mi era successo quello, non andavo più fuori, in più anche si era sfasciato tutto il mobile, perché da noi quando fa vento e cose è una cosa micidiale, e quindi niente, ho tolto quell'opzione di mezzo. Ho uno spazietto di meno di 40 cm dove c'è il frigorifero, abbiamo trovato un mobiletto che è 37 cm, quindi ci va, che è una meraviglia. Volevamo già prenderlo, ma purtroppo non ne avevano in casa, avevano solo quello esposto, e quello esposto non ce lo potevano dare, e bla 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 bla. E niente, poi sono andata al Lidl, l'ho preso, adesso vi faccio vedere a casa che cosa ho preso, e basta ragazza. Poi noi andiamo a ragazza, ragazze, noi andiamo a casa, adesso mangiamo, perché è mezzogiorno, mi metto a fare due pulizie, vi faccio vedere che cosa ho acquistato, e niente, a dopo. E con questo mood super natalizio vi mostro che cosa ho preso. Allora, da dire che questi occhiali qua me li ha comprati mia nonna, quindi vi ho detto tutto. Chi mi segue su Instagram già ha visto ieri, perché ho fatto delle foto con la mia nonnina, sono andata a trovare e mi ha detto: guarda cosa ti ho comprato. E quindi, boh, questo vi fa capire perché sono così, cioè dovevo prendere da qualcuno, no? Quindi la generazione è quella. Allora, ho acquistato da, non alla prealpina, perché siamo stati anche, oltre che alla prealpina, al... aiuto, come si chiama? Bricomen. Allora, ho preso questo qui, questa lastra di polistirolo da 3 cm per fare dei lavoretti natalizi. Poi, ragazze, l'avete visto nel video, non potevano prenderlo, l'ho visto e mi sono innamorata. Ho preso questo tappeto, l'ho preso della misura 1,20 m. Non sono molto credibile così, lo so, però mi piacciono. E guardate che carino, da mettere in cucina nel periodo natalizio. Questo qui fatto in gomma, come ho quello già in cucina, quindi gli passo con quello lì, mi trovo benissimo, perché è quello che ho adesso con i cuoricini, perché lo lavo direttamente quando lavo a terra, gli passo sia la vaporella che lo straccio, quindi viene pulitissimo e non c'è bisogno che lo metto in lavatrice. Poi what a bright time, it's a bright time, rock and night day, jingle bell time, it's a night night, I wanna make you feel one more change. Io l'inglese no. Poi ho preso il calendario dell'avvento per Mare, che volevo farlo io, ma ho paura di non avere il minimo tempo, visto che da domani in poi le mie cose da fare saranno 7 milioni di miliardi, perché c'è l'organizzazione del compleanno di Marek, ci sono le decorazioni natalizie, i vlogmas per voi, che devo iniziare a girare i vlogmas, però li inizierò a girare prossima settimana, fine prossima settimana, fine novembre. In più, insomma, devo fare un sacco di cose, devo fare decorazioni per la scuola, c'ho tante cose da fare, quindi adesso se mi metto a fare pure il calendario dell'avvento, ma finché poi non mi riesce bene, devo rifarlo più volte, lo compro. Avevo già un calendario dell'avvento dell'anno scorso, ma non mi piace più. Anzi, di 3 anni fa, non mi piaceva più. Io ho preso questo qui a Lidl per 5,99. Qua nella foto si vede bene com'è fatto. E non sapevo se mettergli all'interno ogni giorno un cioccolatino, oppure magari una volta un cioccolatino, una volta una macchinina, non lo so. Credo più cioccolatini, perché mio figlio fra macchinine e cioccolatini preferisce i cioccolatini. Quindi adesso vediamolo. Penso che lo prenderò in soggiorno. Poi, vabbè, abbiamo preso pane a Lidl. Mio marito, che sembra che senza Coca-Cola non riesca a vivere. E poi ho preso queste lucine qua a 9,99, perché ragazze volevo metterle, adesso vi faccio vedere dove,
qui sopra, lì, lì su, dove ho la cornice, dove domani pomeriggio dovrebbe venire mio papà, e quindi quei tubi osceni non li vedrete più, ma vedremo dei led con un tettuccio. E niente ragazze, questo è tutto quello che ho acquistato. Adesso mi levo questi occhiali, sembro una cretina, e noi ci vediamo dopo. Ragazzi, meritato caffettuccio. In tante mi chiedete dove ho preso questa tazza, l'ho presa da Risparmio Casa, tanto tanto tempo fa, però non guardate tutti i video o non tutte hanno visto tutti i video, giustamente, oserei dire, e quindi alcune di voi mi chiedono, queste qui le ho prese da Risparmio Casa, sempre Risparmio Casa. Io, sapete, sono una cliente fissa di Risparmio Casa, comunque mi bevo il mio meritatissimo caffè, stavo chiacchierando su WhatsApp con Anna. Vorrei riuscire a vederla questa settimana, speriamo. E niente, mi sto facendo il caffè perché sono le 2:30 e ho appena finito di pulire tutta casa. Non vi dico, allora in realtà volevo mettermi a registrare qualcosa perché so che vi piace, so che vi dà sempre motivazione, però ho detto se mi metto a registrare ci metto 4 volte di più, perché credetemi ragazze, quando si girano i video, soprattutto quelli di pulizia, sono dei video veramente difficili da girare, perché devi posizionare la videocamera in un certo modo, devi far vedere delle cose in un certo modo, e un po' la luce deve essere quella giusta, e tutte cose varie, poi io non ho attrezzi, a parte un cavalletto, quello lì che avevo acquistato al Lidl per 15 euro, mi sono evoluta perché prima ne avevo uno piccolo da 5 euro preso dai cinesi. Comunque, a parte quel cavalletto lì, io non ho niente, non ho luci, non ho nulla, microfoni, cose varie, non ho niente, perché dico, ma che me ne prendo a fa? E quindi cerco sempre di sfruttare la luce naturale, la luce di casa, e mi rendo conto che non è facilissimo farlo senza luci, perché appunto determinate scene non si vedono bene, tutte queste cose qua, e quindi visto che il tempo non è nemmeno dei migliori, ho detto se mi metto a girare il video divento pazza e non pulisco più, e poi arriva il nanetto da scuola e ho finito di fare tutto. In più mio marito mi ha dato una mano, adesso lui sta riposando, io mi bevo il caffè, così in due si fa prima ragazzi a pulire casa, vero? Cioè è tutta un'altra storia. Adesso mi bevo il caffè e poi volevo iniziare a buttare giù qualche decorazione natalizia e farvela vedere, vediamo cosa riesco a fare e se riesco, perché sono le 2:30 e alle 4 Marek esce da scuola, quindi non lo so, vediamo. Allora ragazze, noi ci stiamo preparando per andare a prendere Marek. Io sono riuscita a fare 3 tipi di creazioni, ma giusto per rendermi conto di che cosa voglio fare, e adesso vi faccio vedere queste 3 creazioni e poi credo che vi farò un video tutorial a parte perché ci vuole il suo tempo, quindi se riesco vi faccio un video tutorial per venerdì e vediamo un po'. Fatemi anche sapere voi se volete il video, perché se magari poi non lo volete, che ve lo faccia fa. Se non riuscite a scrivermelo ancora nei commenti, ma quasi sicuramente non riuscirete, fatemelo capire mettendo un pollice in su al video, oppure mandatemi una mail, la mia mail la trovate qui sotto in info box, oppure mi scrivete su Instagram se avete il profilo Instagram, io sono sempre Chiaretta Alfredo. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho fatto questa casetta innevata con dei bastoncini di legno, ecco qua, sempre decorazioni proprio per l'albero, decorazioni per l'albero di Natale. Poi ho fatto questa casettina qua, aiuto, non si ferma, aspettate, aspettate un attimo, ecco, la prendo così, col campanellino, questa è fatta così, la trovo graziosissima, ovviamente si può fare in mille modi, adesso io l'ho fatta molto semplice. Poi ho fatto con il cartoncino, però di quelli là spessi, poi della gomma dorata e un nastrino, ho fatto questa stella
che mi rendo conto che non è affatto perfetta, però vabbè, è la prima che faccio, quindi magari poi la seconda, le altre mi verranno meglio. Vedete che intorno gli ho messo questo bordino, questo nastro, proprio per nascondere il cartone che è brutto da vedere ed è carina, deliziosa, mi piace, però è da perfezionare secondo me, vediamo. Comunque carina, una decorazione fai da te, quindi dai, ci sta, è molto bellina. Queste sono quelle là che sto facendo per l'asilo e qualcuna la farò anche per casa, poi mi manca l'omino di pan di zenzero, ma vi ho fatto il video già l'anno scorso. E comunque niente, fatemi sapere se volete il tutorial di qualche decorazione natalizia che faccio. Queste sono alcune delle idee che avevo in mente, poi vediamo cos'altro mi viene in mente, cos'altro trovo sul web. E basta, ragazze. Adesso io vado a prendere il mio nanetto e noi ci vediamo dopo. Hai fatto le costruzioni? Fatti vedere come sei bello con questo ombrello. Vi ricordate l'albero di cui vi parlavo stamattina? Ci è talmente affezionata che l'ha lasciato sulla scala. C'è ancora un angioletto natalizio attaccato. E lui è qui. Aprimi. Grazie, gentilissima. Allora ragazze, vi ho fatto sbirciare un po' la mia agenda, che è lei, che fra poco comprerò quella nuova ovviamente perché entriamo nell'anno nuovo, e mi stavo programmando un pochino i video mentre Marek era di là tranquillo che giocava con suo papà, mi hanno lasciato un attimino di tregua, loro stanno giocando di là in cameretta e io mi stavo mettendo lì a pensare che video fare, i vlogmas, come iniziarli, perché vorrei fare proprio dei video carini, ben pensati e non buttati lì, tanto per essere buttati lì. E quindi vi do una piccola anticipazione. Allora, siccome io la casa inizierò a decorarla a fine novembre, cioè fra pochissimo, entro tra il 25 e il 27, io l'ho sempre decorata prima, sempre a novembre, no, sempre, dico una bugia, l'ho iniziata a decorare a novembre, da quando sono incinta, perché prima di partorire avevo paura di non fare in tempo a decorarla o perché magari stavo male, avevo le contrazioni e non riuscivo a decorare casa, a concentrarmi, o perché magari Marek nasceva in quel periodo e non sarei riuscita a stare dietro a fare tutte le decorazioni, perché voi sapete che io ci tengo tantissimo ad avere la casa decorata per Natale. E quindi mi ricordo che il 28 di novembre del 2016 mi sono messa a fare l'albero di Natale, a decorare casa, insomma, a fare tutto quello che dovevo fare, e infatti il 30 di novembre ho partorito. Quindi per dirvi che secondo me ve lo sentivo. Ed è una mia, diciamo, tradizione personale che mi sono creata, cioè che a tutti gli anni, il 30 di novembre, che Marek compie gli anni, ci deve essere la casa decorata e l'albero di Natale, perché gli faccio la foto vicino all'albero di Natale ogni anno, il giorno del suo compleanno, e ci tengo tantissimo. Quindi io lo so che, per tradizione, diciamo, la maggior parte di noi, non tutte perché alcune lo fanno il 22 di novembre, me l'avete detto in tantissime su Instagram, che c'è chi per tradizione, adesso non mi ricordo in quale paese, lo fa il 22 di novembre l'albero. Comunque, la maggior parte di noi lo fa il giorno dell'Immacolata, cioè l'8 di dicembre, cosa che ho sempre fatto anch'io e che abbiamo sempre fatto in famiglia. Scusate, ho dovuto interrompere perché è arrivato il rompiscatoline che mi accende e mi spegne la luce. Adesso spero che non la spenga più. Avevo il lume acceso, soffuso, bella tranquilla. Comunque niente, vi stavo dicendo, anche noi l'abbiamo sempre fatto l'8 di dicembre, ma in realtà, ad esempio, mia nonna, lei l'ha sempre fatta a fine novembre, però le luci non le accende fino al giorno dell'Immacolata. Quindi ognuno fa un po' come crede, ecco, diciamo, come preferisce. Poi io, in più, avendo un bimbo piccolo, mi piace creare l'atmosfera del Natale ancora prima.
E poi diciamoci la verità, sono io la prima che non vede l'ora, perché io adoro il Natale, ma da piccola proprio ho sempre adorato questa festa più di ogni cosa, quindi per me il Natale è importantissimo. E non c'è... cioè non c'è cosa che tenga, io devo decorare casa, non gli è più forte di me. Niente ragazzi, adesso vado a cucinare qualcosina perché sto iniziando ad avere fame, anche Marek, anche mio marito, e ci vediamo dopo. Ecco che mi ha spento la luce, a dopo. Allora, stasera nasello con pomodorini, che secondo me è praticamente cotto. Poi vi faccio vedere anche cosa ho preparato. Una semplicissima insalata mista, e a Marek che invece metterò proprio dei pomodorini perché a lui l'insalata non piace. E poi nel mio fornetto vintage, si sta togliendo anche la scritta, oh, che delusione, vabbè. Comunque nel mio fornetto ho messo a fare delle patate, quelle lì, le crocchette, più che altro per Marek perché me le ha chieste, e basta. Com'è il pesce? Buonissimo. È buonissimo? Non è bonito. Non è bonito, cosa hai detto? Non è bonito. È buono? Sì? Allora ragazzi, io adesso chiudo qui il video. Sto chiudendo la porta a chiave. E così vado a nanna, che domani mattina alle 6:30 ci dobbiamo svegliare perché non metti a fuoco. Ok. E niente, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella così non vi perdete i prossimi video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione del canale è ogni lunedì, ogni mercoledì ed ogni venerdì. Quindi niente ragazze, vi auguro un buon mercoledì a tutte, noi ci vediamo venerdì con un altro video e un bacione, ciao!